Carissimi amici, voglio affrontare quest'oggi un tema che in questi giorni è molto dibattuto, che è quello del progetto di legge Zan Scalfarotto e Affini, che vuole portare, in Italia l'aggravante, alla legge Mancino, portando un testo contro l'omofobia che però, per moltissimi versi, pare essere lesivo dell'articolo 21 della Costituzione, che sancisce la libertà di opinione e di pensiero, e soprattutto sembra, e dico sembra, voler mirare diritto alle basi del cristianesimo. Allora, innanzitutto voglio premettere una cosa fondamentale, che tutti quei cristiani delle varie confessioni, quindi parliamo di cattolici, evangelici, evangelisti, protestanti, luterani, anglicani ed ortodossi, così come quelli che pur prendendo parte o interamente la Bibbia, non sono considerati cristiani dal Concilio Ecumenico delle Chiese, in quanto non riconoscono come vera la Trinità. Quindi parliamo anche dei mormoni, dei testimoni di Geova e di altre comunità che non si possono dire propriamente cristiani in quanto non adottano il dogma della Santissima Trinità. Comunque, tutte queste comunità cristiane in questi giorni sono in fermento perché vedono nel progetto di legge Zan Scalfarotto un attacco mirato a chi ha come libro sacro la Bibbia, che sulla omosessualità e sulle relazioni omosessuali ha delle parole talvolta, scusate, anche abbastanza dure. E, però in Italia c'è un principio costituzionale che permette a tutti di avere la propria confessione religiosa, e quindi non è che noi dobbiamo cambiare 2000 anni di storia del cristianesimo perché viene fatto un aggravante di una legge che potrebbe minare la nostra libertà. Premesso questo, faccio un'altra premessa, e cioè io non sono assolutamente d'accordo con quanti aggrediscono, insultano, diffamano, deridono, beffeggiano le persone facenti parte della comunità LGBT, cioè gli omosessuali, le lesbiche, i bisessuali, i transessuali, eccetera, eccetera. Bisogna imparare a confrontarsi con le persone sul piano dell'uguaglianza umana, cioè io quando mi interfaccio con un'altra persona devo vedere nell'interlocutore una persona. Se poi questa persona è tifoso di una squadra, è omosessuale, è mancino, è strabico, è dislessico, è disgrafico, preferisce le mele alle pere, preferisce gli spinaci alle zucchine, questi non sono affari miei. Cioè, le caratteristiche significative e peculiari delle singole persone non possono e non devono diventare oggetto di discriminazione. Detto questo, ritorniamo a monte. In questi giorni si sta molto discutendo sul fatto che alcune affermazioni che sino ad oggi sono state fatte da studiosi e conoscitori della Bibbia potrebbero, e uso il condizionale potrebbero, diventare oggetto di contesa giurisprudenziale con l'entrata in vigore del progetto di legge Zan Scalfarotto. Che cosa significa? Significa che se noi andiamo a vedere sin dagli albori della Chiesa Cattolica, i famosi padri della Chiesa si sono espressi sul tema dell'omosessualità, e si sono espressi su questo tema perché? Perché, come noi leggiamo nella Genesi, che è il primo libro dell'Antico Testamento e dell'intera Bibbia, ci fu la distruzione da parte di Dio di due città, Sodoma e Gomorra. Entrando nella fattispecie, proprio la città di Sodoma
ha dato il nome a quello che poi è diventato l'atto della sodomia o della sodomizzazione, cioè la sottomissione sessuale di uno dei due partner, con l'utilizzo e l'avallo del cosiddetto rapporto contro natura, cioè il rapporto anale. In questi giorni ho letto dei post sui social dove qualcuno diceva che questa cosa è per attaccare gli omosessuali perché invece agli eterosessuali è consentito. E su questo vi voglio dire che assolutamente no. Quindi facciamo un esempio. Un uomo e una donna che hanno contratto regolare matrimonio, sono sposati, vivono la loro vita di coppia, anche sessuale, in intimità tranquillamente, se praticano la sodomia, fanno un atto che non è gradito agli occhi di Dio. Quindi partiamo dal principio che la Chiesa o comunque il cristianesimo non condanna l'atto contro natura soltanto agli omosessuali, ma anche agli eterosessuali, anche ai bisessuali, a tutti quanti. Perché? Perché il rapporto sessuale nel cristianesimo è concepito solo e soltanto per la procreazione. Siccome il rapporto anale scientificamente e clinicamente non produce figliolanza, non è accettato e gradito a Dio. Quindi questo era importante chiarirlo. Dopodiché veniamo a quello che dice San Paolo, perché diciamo, l'Apostolo delle Genti, San Paolo, ha trattato in modo più diffuso rispetto a tutti gli altri autori dei testi sacri il tema dell'omosessualità e del peccato contro natura. E siccome non voglio dire delle imprecisioni o delle inesattezze, vi leggerò il testo direttamente dalla Bibbia. Userò una Bibbia proprio perché ho parlato anche degli amici anglicani, protestanti, evangelici ed evangelisti. Utilizzerò una Bibbia che è diffusa nel mondo, diciamo, protestante, che è, come potete vedere, la Sacra Bibbia, fatta traduzione del Diodati, la Nuova Diodati 91-2003. E utilizzerò quella con le note di studio del professor Thompson. Tra l'altro una Bibbia che è molto preziosa, l'ho pagata anche parecchio perché ha tutta questa serie di notazioni e di topici che rimandano a vari libri e a vari argomenti, e quindi è molto pratica, diciamo, per lo studio. Allora, il libro di cui vi parlo è il libro chiamato Romani, che si rifà ad una lettera che Paolo Apostolo scrisse alla comunità dei cristiani di Roma. È una lettera che è stata scritta presumibilmente nel 57 d.C., ma non è stata scritta per i Romani a Roma, ma è stata scritta per i Romani da Corinto, perché Paolo si trovava a Corinto. In questa lettera Paolo prepara i credenti e quelli che si stanno convertendo alla sua tanto aspettata visita a Roma, perché Paolo non era ancora stato a Roma. La lettera ai Romani è precedente alla visita che Paolo farà a Roma. In questa lettera Paolo desidera incoraggiare i novelli cristiani e stabilire la sua autorità apostolica attraverso una fede, una spiegazione delle basi della fede cristiana. Cioè Paolo scrive ai Romani prima di andare a Roma, quando ancora si trova a Corinto, e gli scrive per gettare le basi di quella che sarà la sua predicazione, dicendogli: guardate che per diventare cristiani dovete innanzitutto osservare queste cose. Quindi prendiamola un po' come una lettera catechistica. Ma veniamo a noi. Nel primo capitolo di questa lettera, dopo l'indirizzo e i saluti e la bramosia di Paolo di incontrare i Romani, Paolo parla dell'idolatria e della depravazione dei gentili. Chi sono i gentili? I gentili sono i pagani, è un altro modo di chiamare i pagani, cioè o quelli che adoravano tanti dei o quelli che noi oggi definiremmo atei e agnostici. Scrive Paolo, partiamo dal versetto 21 del primo capitolo. Poiché
Pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno però glorificato né l'hanno ringraziato come Dio, anzi sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità nelle concupiscenze dei loro cuori, sì da vituperare i loro corpi tra loro stessi. Quindi vedete che Paolo parla di vituperazione del corpo tra loro stessi, cioè tra gli esseri umani. E prosegue: essi che hanno cambiato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura al posto del creatore, che è benedetto in eterno. Amen. Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami, poiché anche le loro donne hanno mutato la relazione nazionale in quella che è contro natura. Allora, la relazione naturale sarebbe quella uomo con donna, donna con uomo. Ma Paolo ci dice: anche le loro donne hanno mutato la relazione naturale in quella che è contro natura. Quindi ci dice che le donne hanno cominciato ad andare con le donne. Nello stesso modo, gli uomini, lasciata la relazione naturale con la donna, si sono accesi nella loro libidine gli uni verso gli altri, commettendo atti indecenti uomini con uomini e ricevendo in se stessi la ricompensa dovuta al loro traviamento. Ora capite che un sacerdote, un catechista, un teologo, un esegeta che si dovrà trovare in un convegno, in una tavola rotonda, in un simposio, in un'aula universitaria, un professore di religione a scuola, al quale verrà chiesto di parlare della lettera ai Romani, con l'entrata in vigore della proposta di legge Zan-Scalfarotto, avrà delle grosse difficoltà a commentare questi versetti, perché come vedete San Paolo non usa mezzi termini e mezze parole, ma parla di abbandono della relazione naturale con la donna e dice che gli uomini che vanno con gli uomini commettono degli atti indecenti e che li commettono perché si sono accesi nella loro libidine. Quindi non parla di naturalità del rapporto, ma dice che sono atti indecenti fomentati dalla libidine. E dice tra l'altro che ricevono in se stessi la ricompensa dovuta al loro traviamento. Quindi dice che costoro, commettendo questi atti indecenti, spinti dalla libidine, commettono degli atti di pubblico traviamento. Ora, questo capite che è quello che dice San Paolo. Potete vederlo sulle vostre Bibbie, anche su internet lo trovate, la lettera ai Romani, capitolo 1, versetti 21-27, leggiamo ancora il 28. E siccome non ritennero opportuno conoscere Dio, Dio li ha abbandonati ad una mente perversa da far cose sconvenienti, essendo ripieni di ogni ingiustizia, fornicazione, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, omicidio, contesa, frode, malignità, calunniatori, maldicenti, odiatori di Dio, ingiuriosi, superbi, vanagloriosi, ideatori di cose malvagie, disubbidienti ai genitori, senza intendimento, senza affidamento, senza affezione naturale, implacabili e spietati. Ora essi, pur avendo riconosciuto il decreto di Dio, secondo cui quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non solo le fanno, ma si compiacciono pure con quelli che le commettono. Questo è quello che scrive San Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 1, versetti 21-32. Ora, io capisco che tante persone dicono: io non sono cristiano e me ne frego. E vi dico la verità. Se uno non è cristiano, non è tenuto a considerare gli insegnamenti e gli ammonimenti della Bibbia. Però bisogna anche, in un regime di democrazia e di libertà di culto e di pensiero, permettere a chi è cristiano di praticare la propria fede senza paura di venire perseguitato. Ora,
Le cose sono due: o il progetto di legge Zan-Scalfarotto chiarifica in modo molto molto dettagliato il fatto che i cristiani possono e devono poter commentare la Bibbia in atti di studio, in convegni, in conversazioni private, nelle loro case, nelle loro chiese, insomma, dove si pratica il cristianesimo, senza paura di ritorsioni giudiziarie, oppure questo dubbio i cristiani ce l'hanno, perché comunque nel momento in cui un cristiano dice io non sono d'accordo con il rapporto omosessuale perché lo trovo, come dice Paolo, commettendo atti indecenti uomini con uomini, quindi potrebbe dire io lo ritengo indecente, capite che questo è passibile con l'ingresso del progetto di legge Zan-Scalfarotto di querela, perché uno può querelare dicendo mi ha detto che sono indecente in quanto gay, però non sono parole del singolo cristiano o della singola cristiana che le pronunzia, ma sono le parole della Bibbia, sono le parole di San Paolo. Quindi questo io ci tenevo a dirlo perché in questi giorni ho letto sui social che molti appartenenti alle comunità LGBT dicono non è vero che questo decreto andrà a ledere quelle che sono le libertà dei cristiani, però dal punto di vista, diciamo, penale potrebbe invece essere così, perché mettiamo che ci troviamo a un bar, si fa un discorso, una persona ti dice tu cosa pensi degli omosessuali, se una persona rifacendosi alla lettera ai Romani di San Paolo Apostolo dicesse Dio li ha abbandonati alla loro concupiscenza, sono figli della loro libidine e il loro atto, diciamo, contro natura è indecente, è passibile di querela, ma in realtà questa persona non dice una cosa da se stessa, ma riporta le parole, il pensiero di Paolo Apostolo. Questo era un po' per chiarificare i tanti post e gli scambi di messaggi che ci sono stati in questi giorni a seguito di alcuni post che ho condiviso sul profilo, appunto sul progetto di legge Zan-Scalfarotto. Dopodiché io voglio dire che non va, lo ripeto, non va discriminato nessuno per il suo orientamento sessuale, nessuno per la sua appartenenza di genere, sia esso uomo o donna, non va discriminato nessuno per il suo credo religioso, non va discriminato nessuno per la sua fede politica, per la sua fede calcistica, per le sue preferenze in campo musicale, artistico, letterario, eccetera, non vanno discriminate le persone, però è chiaro che se facciamo un discorso religioso, antropologico, su quelli che sono i temi dell'attualità, quindi l'omosessualità, ma possiamo parlare del matrimonio, possiamo parlare di come crescere i figli, possiamo parlare del sacerdozio alle donne oppure no, possiamo parlare di tantissime cose della nostra società odierna, non possiamo pensare di diventare passibili di querela quando nell'argomentare le nostre opinioni, le nostre posizioni, citiamo il libro sacro dei cristiani che è la Sacra Bibbia. Quindi questo era per chiarire un po' la situazione, perché essere accusati di omofobia quando invece uno esprime semplicemente un'opinione, diciamo, derivante dal libro sacro della religione a cui appartiene, ecco, allora si creano dei fraintendimenti che è bene magari adesso in fase di scrittura del progetto di legge, magari chiarificarli bene all'interno del testo. Con questo vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e ben volentieri ascolterò le vostre opinioni e le vostre domande. Ciao a tutti e buona serata.